Palla per Milik al limite. Milik! Conclusione parata in un tempo da Carnesecchi. Pallone sul secondo palo, il colpo di testa, il pallone rimane lì. Bremer vicino all'1-0. Poi c'è un fischio da parte di Chiffi. Di nuovo si torna ancora da Paredes, l'imbucata per Milik, è perfetta! È andato giù Carnesecchi. Avvertito con Fagioli. Rabiot può anche calciare da quella posizione. Ci prova! Carnesecchi in un tempo. Respinge poi di testa Milik sul fondo. In profondità Okereke che però era fuori posizione. Bravissimo Bremer che dice a Fagioli di spingere e di andare in verticale. Il pallone per Chiesa è leggermente lungo ma Federico lo tiene in campo. Poi va a puntare direttamente Vasquez, ancora Chiesa al limite, poi Fagioli! Fagioli! Una meraviglia di Niccolò Fagioli, il più classico dei gol dell'ex! 1-0 al 55esimo! Andiamo a rivedere tutta l'azione, che parte da Fagioli, che va in verticale a cercare Chiesa, che poi lo vede al limite Fagioli. Con il destro, un gol meraviglioso, fantastico. Fulminato Carnesecchi per l'1-0. Ora Ilin Junior danza sul pallone, poi in buca per Di Maria che aspetta Rabiot! Solo esterno della rete per Adrien. Che azione in verticale della Juve. Partiamo dall'altezza del dischetto, va Paredes, il pallone in mezzo, ancora lì! La butta dentro, Gleison Bremer con forza! Quinto gol stagionale per il difensore brasiliano! Gran traiettoria di Paredes, poi va Milik a cercare Bremer di fatto. Diventa un assist per il brasiliano che la mette dentro. Dopo una deviazione praticamente sulla linea di porta di Sernicola. E 2-0. Preso benissimo il tempo anche a Carnesecchi. Pallone sul secondo palo per Rabiot. Kirikesh sulla linea di porta. Nega la gioia del gol a Rabiot. Di Maria è uno schema che porta Rabiot ad andare in mezzo sul secondo palo verso Gatti. Para Carnesecchi, finisce qui, non c'è più tempo, 3 punti per noi, vinciamo 2-0 contro la Cremonese.